Se ne va l'anima del tifo biancorosso. Se ne va il capopopolo di anni d'oro della Scavolini Basket, così come di cadute e risalite della VL. Marco Piccoli si è spento ieri all'età di 59 anni, 13 mesi dopo un ictus che lo colpì violentemente mentre era nella doccia di casa. 13 mesi di strenua lotta per riabilitarsi e poi, nei giorni scorsi, un indebolimento delle condizioni fisiche, il ricovero in ospedale di sabato e il trapasso avvenuto ieri sera, annunciato attraverso i social da Eric, che assieme a Michael era uno dei due figli di Marco. Eric ha ringraziato i tantissimi che hanno sostenuto il papà nell'ultimo anno. In queste immagini vi mostriamo Marco Piccoli intervistato da Marco Cadeddu alla presentazione della VL 2019-2020. Eloquenti le parole spese sui canali della comunicazione della società biancorossa a pochi minuti dalla notizia. La VL piange il primo tifoso biancorosso e amico di tutti noi. Piccoli nel 1975 fu tra i fondatori dell'Inferno Biancorosso, fu tra i pionieri del movimento ultrapesarese e fu storica guida dell'Inferno nelle bolge del Palasport di Viale dei Partigiani per poi rimettere la sciarpa al collo anche nell'astronave. Da ieri sono incalcolabili i ricordi dei tantissimi pesaresi, tifosi e non, che stanno popolando i social. Tantissimi coloro che hanno incrociato la strada con quella figura iconica e trascinatrice della curva. Una vera anima del tifo biancorosso alla quale domenica verrà tributato l'applauso più lungo nella sfida della VL contro Milano. Intanto, sabato 5 novembre alle 10 si terrà il funerale nella chiesa di Villa San Martino.